la pace sia con voi e con il tuo spirito. Semplicemente con questa celebrazione diamo inizio al sesto centenario della fondazione della Confraternita. Ed è bello ringraziare il Vescovo Francesco che inizia con noi questo anno speciale. E in questo anno ci saranno tanti piccoli momenti per significare la bellezza e anche l'importanza di questo anniversario, 600 anni dalla fondazione della Congrega, quasi dalla notte dei tempi. E iniziamo stamattina con la benedizione di una nuova campana. Mi sono domandato che senso avesse oggi fare una campana o comprare una campana nuova o benedire una campana. Il significato ho trovato vari significati. Il primo significato biblico, bello. La campana richiama la voce di Dio, i nostri anziani quando sentivano suonare la campana, è voce di Dio. E così anche nella Genesi, Dio che parla all'uomo come ad un amico, così con Mosè. Mosè quando raccoglie il popolo di Israele fa suonare le trombe d'argento per raccogliere insieme tutto il popolo. E così anche quando suonano le campane, nella benedizione si dirà i sacri bronzi, un linguaggio forse un po' aulico, ma che dice anche di una bellezza, perché la benedizione, la consacrazione di un altare o il battesimo trasforma la materia in qualcosa di più bello. E così la benedizione trasforma un bronzo in qualcosa di più prezioso. Così la consacrazione dell'altare trasforma un marmo in altare che dove offrire il sacrificio. Così il battesimo, la cresima trasformano l'umanità dell'uomo caduca, fragile, in una umanità ricca dell'amore di Dio, piena dell'amore di Dio. E poi il secondo significato, e poi dopo il priore ci dirà meglio alla fine della celebrazione quando benediremo la campana. Questa campana non è stata fatta ad hoc per questa celebrazione, ma è stata acquistata e usata in una fonderia militare fondendo i cannoni. Quando Michele mi ha detto questa cosa, ho pensato al versetto del profeta Isaia che dice: forgeranno le spade in gomeri, le lance in falci. Inizia l'era messianica, dove gli strumenti di guerra diventeranno strumenti di lavoro, strumenti di pace. Siamo in un momento caldo, la guerra che bussa alle porte della nostra Europa, un momento difficile per Israele, la guerra. Abbiamo tutti bisogno di pace. E chissà che con lo squillo di questa nuova campana inizi una pace, prima ancora che mondiale, sarebbe così qualcosa di straordinario, ma non succederà così, ma una pace innanzitutto tra di noi, una pace che è comunione di vita, di amore nella nostra comunità, nella confraternita che viviamo tra i confratelli, tra le persone della nostra comunità. E allora questa campana quando suonerà richiamerà la voce di Dio, ci dirà: Dio ti chiama, corri, vieni alla celebrazione. Ma quando sentiremo il suono di questa campana sentiremo un anelito di pace, prima ancora che mondiale, una pace tra di noi, una pace che significa una costruzione d'amore tra di noi, togliendo di mezzo tutte quelle che potrebbero essere le difficoltà, le separazioni che pure ci sono, ma che possono diventare da terra di scontro in terra di incontro. Allora, quando l'augurio che ci scambiamo è che questa campana, e metto nelle vostre mani, Padre,
questo desiderio, che quando questa campana suonerà, suonerà per la pace, una pace che desideriamo innanzitutto tra noi. Io mi saluto qui perché mentre oggi si confondono i suoni tra i suoni di gioia, quelli della vostra campana, i suoni di morte, in parrocchia dall'altra parte abbiamo una celebrazione seriale, quindi io vi saluto qui, ma spero di esserci alla fine, non so se ci riuscirò, ma comunque sono con voi e vi accompagno e vi sono vicino. Siamo introdotti nella celebrazione con queste motivazioni così antiche e così preziose anche per il futuro. E portiamo al Signore tutto il cammino di ciascuno di noi, della confraternita, della comunità, della Chiesa e del mondo. E invochiamo il perdono di Dio per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore mio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi lodiamo, lo benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e presenza. Signore Dio, che del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, ingegno Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Diranno,
questa grande nazione è il solo popolo intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non spalge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, intendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Gesù. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni. Gli osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono:
Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo le tradizioni degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocrita, scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnano dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatevi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Qualche volta arriverà a dire: non sei lontano dal regno di Dio. Erano persone buone, farisei, persone religiose che cercavano di vivere la loro fede fino in fondo, ma erano diventati molto legati alla legge, alle tradizioni, fino a rasentare l'ipocrisia. E Gesù li chiama così: siete ipocriti, che nel linguaggio suo al suo tempo significava: avete messo la maschera, come fanno gli attori sul teatro, e non portate la vita nella vostra esperienza di fede. Noi ascoltiamo oggi questa pagina del Vangelo, che è molto impegnativa e forte, è un rimprovero che riguarda loro e, come tutte le pagine del Vangelo, riguarda in un altro contesto anche noi, perché possiamo correre dei rischi simili a quelli dei farisei. Qual era il problema che li teneva così distanti da Gesù, come abbiamo sentito? Non rispettavano i discepoli di Gesù le tradizioni, che invece per i farisei erano fondamentali. Tradizioni che li portavano a essere osservanti minuziosamente non solo di tutti i comandamenti, abbiamo sentito da Mosè nella prima lettura, i comandamenti del Signore, i precetti sono un dono, e attraverso quelli noi ricordiamo cosa ha fatto Dio per noi, ci ha liberati dalla schiavitù, abbiamo il cammino. I farisei, per essere troppo zelanti, troppo religiosi, ne avevano aggiunti altre usanze, che non erano i comandamenti, non erano i precetti di Dio, erano usanze che il Vangelo chiama tradizioni, e Gesù dirà: sono tradizioni degli uomini. Il rischio qual è? Che per rispettare le tradizioni degli uomini si dimenticavano loro e noi del comandamento di Dio. Cosa vale di più, le tradizioni degli uomini o il comandamento di Dio? Abbiamo sentito una di queste tradizioni, noi sembra anche una cosa piuttosto scontata, una norma igienica, lavarsi le mani, loro no. Non era una misura igienica, era un senso religioso, le abluzioni, noi abbiamo considerato.
osservato nella messa quando il sacerdote lava le mani prima della consacrazione, non è un gesto simbolico, significava per loro farsi lavare da Dio, riconoscere che solo se Dio mi purifica con l'acqua che scorre sul mio corpo io sono degno di essere figlio suo. Il gesto è bello, significativo, ma loro erano diventati ossessivi. Appunto, non rispettavi questa tradizione, non importa, non amavi i fratelli, se non pregavi il Signore, se ti comportavi male, una divisione tra i riti, le tradizioni, il culto e la vita. Ma Gesù è 600 anni, ieri sera ero dall'altra parte della diocesi, Santa Maria della Carità, erano in poco, poi c'è 600 anni, una tradizione antichissima. Ma bisogna cogliere il cuore per trasmetterla alle nuove generazioni e per testimoniare. E il cuore non è la forma, il formalismo, l'esteriorità. Attraverso i segni, voi conservate i vostri segni, che vi riportano al passato, ma che esprimono qualcosa. Che cosa esprimete? Ma guardate che tutto il nostro culto, la nostra liturgia è fatta di segni. Anche io, per presiedere l'Eucaristia, ho messo un abito. E come vescovo indosso altri segni. Attenzione, non pensare che perché abbiamo questi segni addosso io sono un buon vescovo e voi una buona confraternita. Questo ci deve ricordare chi siamo noi. Ricordare e impegnare a vivere nella vita di ogni giorno. La parola che Gesù riporta del profeta Isaia è una parola forte. Questo popolo li onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco cosa conta, non una spiritualità intimista, chiusa in noi stessi o addirittura astratta. Il cuore nella Bibbia è la persona, nella sua centralità, non solo nei sentimenti come per noi, no? Il cuore sono gli affetti, i sentimenti. Per la Bibbia il cuore è tutto, il pensiero, le parole, le scelte, i rapporti. La vita dell'uomo si racchiude nel cuore. Cioè è tutta la nostra vita che si deve aprire alla lode a Dio e al servizio ai fratelli. Così ascoltiamo la sua parola. Quindi non si può trascurare il comandamento di Dio per osservare le tradizioni degli uomini. Gesù non mette in contrasto l'uno e l'altro. Fanno bene le tradizioni. Non siamo venuti oggi a dire alla luce del Vangelo chiudiamo tutte le tradizioni. No! Le tradizioni, i segni, i riti, i culti ci devono riportare all'essenziale. E l'essenziale è il cuore. Gesù dice, non è ciò che entra nell'uomo che lo rende impuro, cioè che lo separa da Dio e dagli altri. È nel cuore, dentro di noi, che possono venire fuori pensieri e azioni cattive. E fa un elenco. Per il quale vorrebbe avere stare una giornata intera. Uno per uno, sono 12 pensieri e azioni cattive che varrà la pena andare a riprendere. Oggi è facile, abbiamo il Vangelo, se non ce l'abbiamo un clic, si trova subito il Vangelo di questa domenica. Uno per uno, li ricordiamo solamente, impurità, furto, omicidio, adulterio, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Notate che sono tutte azioni cattive, non contro Dio, ma contro gli altri o contro se stessi. Perché l'unico modo per rendere gloria a Dio è, come ci ha insegnato Gesù e tutta la Bibbia, amare gli altri e rispettare noi stessi, perché siamo donne di Dio. Noi, il nostro corpo, la nostra vita, tutto, dono di Dio. Le cose cattive, conclude Gesù, vengono fuori da dentro e queste ci possono rendere impuri. E allora impariamo la lezione, accogliamo questa parola di Gesù, che è un dono per essere una comunità vera, credibile, una chiesa santa, anche se fatta di peccatori, una confraternita che cerca di continuare il cammino nella verità, nella giustizia, nelle relazioni autentiche. Che bello questo segno della campana, come è stato ricordato.
perché faremo risuonare pensieri di pace. Noi non possiamo chiedere a Dio fa venire nel mondo la pace, e noi essere uomini non di pace e donne che non costruiscono la pace. Mentre chiediamo, ci impegniamo, questo ci dice Gesù. Il comandamento di Dio è la fraternità, è la giustizia, cominciare da noi. E non è vero che se noi diventiamo uomini e donne di pace, di fraternità e di amore, non cambia qualcosa, perché non siamo soli. E se nel mondo cresce questo non solo desiderio, questo impegno concreto di accoglienza, bisognerà che ne tengano conto anche i grandi, che devono prendere decisioni urgenti, gravi, per il presente e per il futuro dell'umanità. Onoriamo Dio, onoriamolo con le labbra, canto, la preghiera, i riti, onoriamolo col cuore, e scegliamo ogni giorno di essere discepoli coerenti, fedeli e coraggiosi del Vangelo. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre di misericordia ha voluto salvare l'umanità donandoci il suo Figlio unigenito, la parola vivente che ci libera dalla schiavitù del peccato. Con riconoscenza apriamo i nostri cuori alla preghiera. Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Per la Santa Chiesa di Dio, il suo annuncio, pur rispettoso delle tradizioni e culture, non mortifichi mai la novità liberante del Vangelo di Cristo, l'unico vero cammino di salvezza dato all'uomo. Preghiamo. Padre nostro, per i nostri governanti, si lasciano ispirare dalla parola del Vangelo, ascoltino il genito di chi soffre, difendano la verità, la libertà e la giustizia. Preghiamo. Padre nostro, per tutti i cristiani, si sentano custodi del creato, sappiano ringraziare Dio per le meraviglie della sua opera, si impegnino per la difesa della vita umana e di tutti gli esseri creati. Preghiamo. Padre nostro, per noi qui riuniti dal Signore, il dono della parola e dell'Eucaristia trasformi i nostri cuori per farci il corpo di Cristo, ci dia lo spirito di conversione e ci renda obbedienti ai comandamenti di Dio. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Signore nostro Dio, che mediante il suono delle campane ci inviti a partecipare ai dolori e alle gioie del prossimo, perché sia più autentica la solidarietà fraterna,
Preghiamo. Padre nostro, perché il suono di questa campana, così come di quella di qualsiasi altra campana di chiesa, possa suonare persone, spesso talora sommerse nella quotidianità e forse nella mondanità di questa nostra vita terrena, la nostalgia e il fascino di colui che è eterno, eppure presenza costante e amorevole, fervorosa e discreta in ogni istante di questa vita passeggera. Preghiamo. Accogli, o Padre, la preghiera che ti abbiamo presentato con umile fiducia. Dacci la forza di saper accogliere, obbedienti, la tua risposta. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni,
e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e riconvocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il nostro Parroco Francesco, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto.
di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo e Apostolo, i Santi Crisco e Agnello e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Un cuore puro, labbra pure, una vita pura. Ecco come ci avviciniamo al Signore e lo preghiamo, così come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, la pace e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non mi scusi di non partecipare alla tua presenza, ma mi soltanto la parola e il mio salvato. Antifona la comunione. Beati i lavoratori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, di essi è il regno dei cieli. Thank you.
Signore, tu che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza, grazie per la vostra presenza, è bello iniziare con lei per questa festa così importante che abbiamo sognato ma ci siamo fidati poco. E lo pensavo durante l'omelia, abbiamo iniziato con la malattia di Don Giovanni Aponte, poi con quella di Don Francesco, e quindi quando qualcuno mi diceva ma quando faremo i festeggiamenti per i 600 anni dell'Arciconfraternita, io rispondevo con le parole di De Crescenzo il 32 dicembre, e invece siamo stati di poca fede perché siamo rientrati perfettamente nelle date sognate. Benediciamo questa campagna che abbiamo voluto già dai primi giorni in cui ci siamo insediati in questa arciconfraternita. È una campana in bemolle che si deve accordare con le altre due campane. Quando abbiamo ordinato alla fonderia questa campana, abbiamo chiesto una campana di bronzo da 150 kg in bemolle. Il proprietario della fonderia di Napoli di Lecce ci ha detto: io ne tengo una nella mia collezione. Mi ha subito incuriosito questa cosa e quindi abbiamo fatto una corsa a Lecce per vedere questa campana e ce ne siamo subito innamorati quando abbiamo letto la scritta dopo chi vuole potrà salire sull'altare per vedere che questa è una campana, come ha detto Don Francesco, che non c'è nient'altro da aggiungere alle sue parole, però è una campana che è stata fusa nel 1949 nella fonderia della Marina Militare di Taranto, subito dopo la guerra. Quindi abbiamo letto questa cosa perché dal bronzo si possono forgiare cannoni, ma anche campane. E lo stesso alto forno che ha prodotto cannoni fino al giorno prima invece è stato capace di produrre una campana, e quindi una campana per la pace. Grazie Eccellenza, dopo chi vuole potrà salire sull'altare, noi abbiamo preparato delle piccole campanelle, le portate nelle vostre famiglie come segno di pace, perché la pace deve nascere come ha detto Don Francesco, prima dalle famiglie, dalla comunità, dagli arciconfratelli, dalla Chiesa, e speriamo poi di averla anche nel mondo. Grazie Eccellenza, grazie. Al Padre che ci ha raccolti nella sua casa. Gloria a te, o Padre. Nella prima alba del mondo hai fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri, indicandogli le vie della salvezza. A Mosè, tuo servo, hai ordinato di chiamare a raccolta con trombe d'argento il popolo eletto. E ora non disdegni che nella tua chiesa risuonino i sacri bronzi che invitano i fedeli alla preghiera. Benedici questa nuova campagna a te dedicata. Fa che i membri della tua famiglia, all'udirne il richiamo, rivolgano a te il loro cuore. Partecipando alle gioie e lutti dei fratelli, si raccolgano nella tua casa per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito. Per Cristo Signore. Amen.
sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E diamo grazie a Dio. Insieme a tuo marito. Come bello accendere.